ragazzi, Samuele Ricci, intervistato da DAZN, ha rilasciato una bella chiacchierata con la OTT tedesca che in questo triennio si occupa di ritrasmettere le partite del campionato di Serie A in esclusiva in diciamo, in una rubrica che si chiama DAZN Talks e che vi invito a recuperare anche nelle altre puntate perché è molto molto interessante. Questa settimana è toccato appunto al nostro centrocampista, praticamente alla vigilia di Empoli Torino, partita molto importante non solo a livello di classifica per entrambe le squadre che più o meno sono lì distanziate da un punto, ma anche per lo stesso Samuele Ricci, che infatti è un ex del match. Fino all'inverno, a gennaio del 2022, un anno fa, quindi Ricci giocava nell'Empoli, squadra dalla quale il Torino lo ha acquistato con un'operazione proprio sul gong finale della sessione invernale. E Ricci ha raccontato un po', diciamo, di quella che è stata la sua vita calcistica anche dagli inizi, del suo passaggio all'Empoli e poi si è soffermato sul momento che sta passando al Toro. Quindi ha raccontato all'inizio, beh, c'è una sua specie di monografia, ha raccontato un po' di hobby, ama il calcio ma anche suonare la chitarra e il suo sogno è quello di vincere lo scudetto, diciamo, obiettivo dal punto di vista professionale, ma ecco, diciamo che le cose che ci interessano di più sono le altre, soprattutto quando si focalizza su questo primo anno al Toro. E in primis mi fermerei proprio sulle dichiarazioni in tal senso. Ricci ha detto: è stato a oggi un bilancio positivo. Juric è una bravissima persona, è un allenatore schietto, diretto, dice ciò che pensa e con lui ho un ottimo rapporto. Ogni giorno cerca di migliorarmi e questo conferma il fatto di cui ormai discutiamo da tempo, che comunque a livello di campo Juric probabilmente è uno dei migliori formatori che in questo momento abbiamo in Italia ed è anche questo uno dei motivi per cui io vorrei non perderlo nell'immediato futuro. Poi Juric ha anche detto, scusatemi, Ricci ha anche aggiunto, la cosa su cui sono cresciuto maggiormente, è la parte difensiva. Lui intende la fase difensiva, quindi gioco senza palla, comunque anche a livello di come stare in campo, come muoversi, come centellinare le forze ed essere più efficace anche nel pressing, nei raddoppi. Ha detto: sto lavorando anche molto sulla concentrazione nell'uomo contro uomo, quindi uno contro uno, diciamo, caratteristica nella quale lo stesso Juric mi chiede di essere un pochino più deciso. Questo ci dà anche uno spaccato del Ricci arrivato a Torino un anno fa. È un giocatore ancora impreparato per giocare un certo tipo di calcio e infatti, se vi ricordate, Juric lo impiegò, lo centellinò all'inizio, concedendogli pochi minuti per poi lanciarlo titolare nella seconda parte del girone di ritorno. Quest'estate poi il Torino ha riscattato, perché aveva un obbligo, il giocatore dall'Empoli e quest'anno, quando è stato disponibile, è praticamente da considerare uno degli insostituibili per il mister, che su di lui ha fatto un grande lavoro, con la consapevolezza che Ricci ha ancora tantissimi margini di miglioramento, essendo comunque un classe 2001. Miglioramenti che speriamo possa portare avanti quest'anno e esplodere, diciamo, definitivamente l'anno prossimo, quando sarà tra i 22 e i 23 anni e quindi dovrà cominciare a dimostrare qualcosa. Anche perché il Torino su Ricci ha investito una somma discreta. In tal senso, ecco, vi dico che sul mio secondo canale trovate il link in descrizione, iscrivetevi. Anche lì uscirà un video sul futuro di Juric, perché è molto importante capire quanto questi giocatori alla Ricci siano legati a doppio filo con la permanenza o meno del mister. Dicevo, è un classe 2001, l'operazione dall'Empoli è costata complessivamente circa 11 milioni e mezzo di euro, perché il Torino ha pagato 1 milione di prestito oneroso subito a gennaio 2022,
ha fatto un obbligo di riscatto a 8,5, quindi siamo a 9,5, ma ci sarebbero anche 2 milioni di euro di bonus legati ad obiettivi facilmente raggiungibili. Un buonissimo bottino per l'Empoli che non solo ha ottenuto una plusvalenza piena sul calciatore, visto che Rich, settore giovanile empolese, e ora ci avviciniamo alla partita con l'Empoli e ne parleremo anche a parte di come lavorano bene sui giovani a Empoli, e la società toscana si è riservata anche un 10% di introiti sulla futura rivendita, fonte Transfer Market. E quindi capite bene, ecco, perché l'Empoli si è liberato di un titolare a gennaio, perché l'offerta probabilmente era difficilmente rinunciabile. Tra l'altro, sempre Transfer Market al momento registra il valore più alto di Samuele Ricci a livello di cartellino, con 12 milioni di euro stimati secondo gli algoritmi e i calcoli che fanno loro. Con il Torino ha già messo insieme 28 presenze, 0 gol e un assist. Da questo punto di vista deve assolutamente migliorare. Lui stesso lo ha detto. Molto spesso sui social mi scrivono per il fantacalcio dicendomi che devo usare di più. So che devo cercare di provare a essere un pochino più incisivo. E comunque non è mai stato un giocatore, almeno in questo inizio di carriera, perché il ragazzo va per i 22 anni, quindi si può parlare solo di inizio carriera. Non ha mai avuto queste grosse cifre né in fase realizzativa né anche in rifinitura. Infatti, con l'Empoli ha messo insieme 90 presenze nel professionismo con la maglia dei Toscani, un campionato da protagonista in Serie B e poi mezzo campionatina prima del passaggio al Toro, con 3 gol e 5 assist. Ma ecco, compiendo solo 22 anni ad agosto, ancora tantissimo, tantissimo tempo davanti per migliorare. Ma siccome lui stesso si è definito molto migliorato in fase difensiva, proviamo a vederla in numeri. Sono andato su WhoScored e ho raccolto qualche dato. Tanto per cominciare, e parliamo della stagione 2022-2023, Samuele Ricci è il settimo della rosa per contrasti, con 1,1 a partita, nono per intercetti, 0,6 a partita, undicesimo per falli fatti, 0,9 a partita, decimo per spazzate 0,8 a partita. Su Sofascore ho reperito anche il dato dei tackle, 1,1 a partita, che non è niente male, uno dei migliori dati dei giocatori del Torino in rosa, appunto medi ogni 90 minuti. Quindi questi dati in realtà ci restituiscono un Ricci medio per quanto riguarda le statistiche difensive, ma probabilmente già migliore rispetto al recente passato, per cui ci sono buone possibilità che lavorandoci ancora su questi dati migliorino. E poi vi dico anche che sempre su Sofascore, stagione 22-23, Ricci ha compiuto 0 errori che hanno portato a un gol subito dagli avversari o a un tiro in porta subito sempre dalla squadra avversaria. Anche questo ci restituisce comunque uno spaccato dell'attenzione, della crescita del calciatore, della sicurezza nei propri mezzi. Poi l'intervista è andata avanti e adesso vi do ancora qualche dato per inquadrare un po' la stagione di Ricci e poi tiriamo le conclusioni. Vabbè, lì in mezzo poi ha speso buonissime parole per Empoli come città, come società che lo ha cresciuto e lo ha formato, per Andrea Azzoli che reputa l'allenatore in grado di fargli, che è stato in grado di fargli fare il salto di qualità. Ha parlato dello spogliatoio del Toro dicendo siamo molto uniti e l'obiettivo è quello di arrivare in Europa. Poi chiaramente non dice se quest'anno, il prossimo o se è una cosa che comunque si ripetono tra di loro. Poi ha detto ci sono molti personaggi nello spogliatoio simpatici, io ho legato con alcuni, Milinkovic-Savic è uno che tiene molto allegra la banda, tutto questo serve per fare gruppo. Però ecco un'altra tale situazione in cui sta lavorando Ricci tramite lo staff di Ivan Juric è la questione fisica. Lui ha detto: sto cercando di migliorare e migliorarmi, devo quando sono in campo tirare di più, ma è questione di coraggio e di abitudine. Quello che vi dicevo prima. Però Ricci di ruolo è un play. Non necessariamente un regista, nel senso che non è proprio un giocatore che
riceve palla magari con due mezze ali che lo proteggono e a turno si occupano di interdire, di distruggere l'azione avversaria oppure di giocare sull'inserimento, di dare un'opzione in più in costruzione, perché comunque nel centrocampo a due Ricci rende di più, viene affiancato da un compagno di fianco più fisico, ma non è un vero e proprio regista. Diciamo che ha compiti da play. Poi, ecco appunto, il regista non è un ruolo, ma un compito, quindi queste due cose possono anche associarsi se vogliamo. E allora, visto che vi ho raccolto qualche statistica difensiva, fondamentale nel quale Ricci stesso, come accennavo prima, ha detto di essere migliorato e cresciuto, ho raccolto anche qualche dato sui passaggi e qua sì che ci sono dei numeri interessanti. È un po' sotto media rispetto al resto dei compagni per quanto riguarda i passaggi chiave a partita, solo 0,5 key passes, infatti non è uno da ultimo passaggio. Comunque anche qua bisogna lavorarci, però quando si tratta di tenere il pallone tra i piedi, Ricci è terzo per passaggi effettuati con 44 media partita, è primo per precisione nei passaggi, anche se poi bisogna capire come sono questi passaggi, ovvero il livello di difficoltà. Diciamo che lui in campo spesso tende a verticalizzare l'azione, per esempio ho negli occhi quei due passaggi filtranti di Firenze, quindi siamo freschi freschi nella nostra memoria, che hanno mandato in porta Demba Sek, prima il gol annullato, poi la traversa. L'anno scorso, per esempio, mi ricordo nella partita contro l'Inter, poco prima che ahi noi l'Inter pareggiasse, quel filtrante che fece a Belotti in profondità, sul cui traversone Pobega arrivò in spaccato il secondo palo e si mangiò di fatto il raddoppio, prima poi del ribaltamento di fronte del pari nerazzurro. Questi sono i primi che mi vengono in mente, ma sicuramente ce ne sono altri. Vi dico anche che questo 90,6% di precisione nei passaggi Ricci lo sviluppa per il 94% nella metà campo difensiva, per l'87% nella metà campo offensiva. Quindi è un giocatore che sa distribuire anche bene, si muove tanto, ha un heatmap praticamente tutta colorata, se parliamo di campo, è quarto per passaggi lunghi a partita, 1,7, 54,7 invece è il dato dei tocchi di palla ogni 90 minuti, e vi do anche il numero di filtranti che sono 1,8 partita, primo dato per la rosa 2022-2023 del Torino. Quindi giocatore, questi numeri ci dicono che è già centrale nella rosa di Juric e secondo me con qualche aggiunta a centrocampo che gli permetta di stazionare, come ha detto già Juric in passato, stabilmente sul centrodestra, potrebbe diventare ancora un pochino più risolutivo. Chiaramente, e concludo, come ho detto prima e lo ribadisco perché questa cosa va comunque tenuta sempre bene a mente, il ragazzo è giovane e quindi ha tantissimi margini di miglioramento. Era da un po' di tempo che volevo fare un focus su Samuele Ricci e DAZN me lo ha permesso, andando un po' anche a contestualizzare quello che è il momento del ragazzo, sperando di vederlo già protagonista nella partita contro l'Empoli. Ha detto che se segna non esulta, a me va bene. Segna tranquillo, che anche se non esulti, a me non cambia niente. A parte questo e a parte tutte le battute, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento qua sotto, seguitemi sui miei canali social che vi lascio in descrizione, sul mio secondo canale iscrivetevi perché è importantissimo e attivate la campana degli aggiornamenti. Ci vediamo molto presto e sempre Forza Toro!